spento nella sua casa in California Stephen Hillenburg, l'inventore del cartone animato SpongeBob, a cui nel 2017 era stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica. A confermare la notizia è stato il canale televisivo Nickelodeon, per cui Hillenburg ha prodotto tutti gli episodi del suo famosissimo cartone animato nato nel 1999. Da quando fu mandata in onda la prima puntata di SpongeBob, ne sono stati prodotti 250 episodi, sono stati fatti videogiochi, gadget, due film e uno spettacolo teatrale che a maggio aveva ricevuto 12 nomination per i Tony Awards. Ci sono rossetti che fanno la differenza e non è solo un discorso di stile. Il brand cosmetico Lipslut lancia proteste contro il mondo della politica e lo fa con un packaging accattivante e divertente. Ma c'è di più. Lipslut è un brand di rossetti charity e, facendosi portavoce di denuncia al panorama sociopolitico americano, destina una parte del ricavato delle vendite a favore di organizzazioni contro la violenza sulle donne o a sostegno di famiglie di immigrati. Il primo lipstick sul mercato è arrivato dopo l'elezione di Trump. Fuck Trump è andato fortissimo, un boom di vendite talmente alto da riuscire a sostenere non una ma ben tre in campagna a sostegno dei diritti civili. Dopo 11 anni di carriera, i Coldplay avrebbero deciso di dare una svolta e cambiare nome. È questa la teoria che sta facendo impazzire i fan. Parlophone Records, l'etichetta discografica del gruppo, ha pubblicato un tweet per presentare una nuova band, Los Unidades. Secondo vari fan club, i quattro nella copertina pubblicata sarebbero proprio i Coldplay. In più, alcuni fedelissimi della band hanno scoperto che il nome Los Unidades è stato registrato da Chris Martin, John Backlund, Guy Berryman e Will Champion. I diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito. Non resta che attendere sviluppi. Dopo l'annuncio delle due date esclusive nei palazzetti di Milano e Roma, Gazelle tornerà live con il nuovo Punk Tour, la tournée nei club delle principali città italiane. Il cantante partirà giovedì 7 marzo 2019 al Lobby Hall di Firenze. Seguiranno i live di Venaria Reale, Napoli, Modugno, Bologna, Brescia, Senigallia, Perugia e infine Padova. I biglietti saranno in pre-sale su Spotify da lunedì 3 dicembre alle ore 11, su Ticket One invece a partire dalle ore 11 di martedì 4 dicembre e in tutte le rivendite autorizzate Ticket One dalle ore 11 di venerdì 7 dicembre. L'amica geniale è già un successo su Twitter, la serie evento più attesa dell'anno, andata in onda ieri sera su Rai 1 con la prima puntata, ha catturato l'attenzione di numerosi utenti che non hanno esitato a twittare con l'hashtag l'amica geniale per condividere le loro opinioni e i momenti più apprezzati della serie coprodotta da Rai e HBO. La comunità di Twitter nell'ultimo mese ha utilizzato l'hashtag l'amica geniale quasi 15.000 volte, con un picco nella serata di ieri 27 novembre di quasi 12.000 tweet.